Ci sono figure che riescono con le loro imprese sportive a trascendere ogni limite imposto alla natura umana, divenendo capaci di farsi ricordare dalle generazioni a venire come eterna stella e metro di paragone fino alla fine del tempo. E questo è uno dei pochi casi. Amici di motorsport.com, ben trovati a questa nostra nuova Top 9 più 1 dedicata al dottore Valentino Rossi e dai momenti della sua carriera che ne hanno inciso il nome nella pietra. Ma prima di cominciare, come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati con tutte le nostre ultime uscite. Pronti? Prima dentro, cassa martello e andiamo! Siamo al termine del 2003. Rossi ha la MotoGP ai suoi piedi, è reduce da una stagione trionfale in sella alla Honda RC211V, dove ha vinto 9 gare andando sempre a podio in ogni singola gara. Qui, forse, emerge il lato più attivo verso la ricerca di nuove sfide e stimoli di Rossi. La Honda è la moto di riferimento, il sogno di ogni pilota MotoGP di quegli anni. Vince perché ha la moto, lo accusano i suoi detrattori, e lui cambia, va in Yamaha, una moto che nel 2003 non era riuscita a salire sul podio nemmeno una singola volta. Per intenderci, è come se Hamilton conquistasse il mondiale con l'Alfa Tauri. Sulla carta, una scommessa persa in partenza. Ma sarebbe stato il primo passo del dottore verso la consacrazione. E passiamo al 2005, Gran Premio di Spagna, gara inaugurale della stagione. Rossi ha vinto la scommessa in Yamaha, è campione del mondo in carica. La pattuglia Honda però è più agguerrita che mai. Sete Gibernau, che lo scorso anno aveva dato qualche grattacapo, ora è più che una certezza. Si arriva all'ultimo giro, Rossi è in seconda posizione dietro Sete. Superare sembra impossibile, la vittoria di Gibernau pare già scritta. Ma Rossi è Rossi, lo spazio non c'è e lui lo crea. La spallata a Gibernau all'ultima curva è il sassolino che genera la valanga. In quel 2005 la rivalità tra i due diventerà incandescente anche per questo motivo. Al settimo posto lo storico Gran Premio d'Australia del 2003. Rossi, Melandri e Hayden se le suonano di santa ragione sino a quando Troy Bayliss scivola e cade. Bandiere gialle in quel tratto di pista, Valentino non le vede e supera gli avversari. Puntuale arriva la sanzione di 10 secondi di penalità, ma qui scatta il genio dei box. Dalla tabella viene esposto a Rossi il ritardo sul battistrada relativo alla corsa. Il dottore capisce ed inizia a tirare come un forsennato, conquistando la gara con un vantaggio di 15,2 secondi. Altro sport. In sesta posizione abbiamo ciò per cui il dottore ha iniziato a farsi conoscere in giro per il mondo ancora prima di diventare il 9 volte iridato, le esultanze. Ironia, voglia di divertirsi e divertire, questo c'è alla base delle gag studiate con gli amici e con i membri del fan club. Tra l'altro, qual è la vostra esultanza preferita? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Al quinto posto abbiamo la prima vittoria di Valentino in sella alla Yamaha. La prima volta non si scorda mai, soprattutto quando tutto è pronto come nelle migliori storie. C'è il protagonista atteso, gli antagonisti che dovrebbero disporre sulla carta di un materiale tecnico migliore. C'è la prima gara della stagione. Insomma, uno scenario da antologia del cinema. La lotta tra Biaggi e Rossi è serrata per tutta la durata del Gran Premio del Sudafrica, una delle più belle corse della storia del moto mondiale. Biaggi in rettilineo vola, ma Rossi in staccata è più coraggioso. Ad avere la meglio sotto la bandiera a scacchi è il dottore, che conquista una delle sue vittorie più belle della carriera. Siamo al quarto posto e siamo arrivati ad uno dei momenti più discussi della carriera del dottore, il mondiale del 2015. Si tratta, a conti fatti, dell'ultima volta in cui il marchigiano è stato capace di lottare concretamente per il titolo iridato. La sfida è tutta in seno alla Yamaha, con lui e Jorge Lorenzo a dividersi podi e vittorie, unitamente alla variabile impazzita Marc Márquez. Ora, quanto successo nel 2015 meriterebbe un video a parte, e non è detto che questo non arrivi, ma ricordiamo il finale di stagione incandescente con il calcetto di Sepang di Rossi ad un Márquez troppo esagitato, la successiva penalizzazione per l'ultima gara a Valencia ed il mondiale che finisce dritto dritto nelle mani di Lorenzo, nonostante una rimonta disperata. I campioni si vedono e si riconoscono da come affrontano le sconfitte, più o meno meritate. In terza posizione abbiamo i record conquistati da Valentino. Se è vero che i primati sono fatti per essere infranti, è altrettanto vero che i numeri sono ispirazione per chi li guarda e punto di arrivo per chi vuole emularli. 9 titoli mondiali, 7 in top class,
432 gran premi complessivi disputati, 115 vittorie di cui 89 solo in 500 MotoGP, 235 podi, unico nella storia a vincere mondiali in quattro categorie diverse, 125, 250, 500 e MotoGP. Secondo solo a Giacomo Agostini per numero di mondiali complessivi e vittorie totali, Rossi è il solo pilota della storia ad aver superato quota 5.000 punti in carriera. Medaglia d'argento per una delle rivalità sportive che ha spaccato questo paese e non solo, quella con Max Biaggi. Tra i due non è mai corso buon sangue, due stili di vita differenti, due spiriti opposti, una volta saliti in sella per entrambi contava solamente vincere contro tutto e contro tutti. Divisi dall'età, i due si sono incontrati in pista in 500 con Max pilota affermato e Valentino fresco vincitore della 250. Da lì è stato un crescendo di incroci, staccati al limite, sportellate, dichiarazioni al vetriolo e anche qualche spintone o peggio. Con qualche capello bianco in testa, tra i due sembra essere finalmente scoppiata la pace, ma resta il fatto che Biaggi e Rossi abbiano regalato pagine epiche al motociclismo italiano, forse irripetibili. E in prima posizione i sorpassi, vera specialità della casa. Valentino Rossi ne ha incastonati di memorabili lungo il suo percorso mondiale, anche se due su tutti sono diventati davvero leggendari. In ordine cronologico abbiamo l'attacco a Stoner al cavatappi di Laguna Seca nel 2008. Vederlo in televisione sembra facile, ma lanciarsi a vita persa aggrappandosi ai freni di una MotoGP quando davanti a te hai un pilota sovrannaturale del calibro di Casey Stoner offre l'idea del valore tecnico del gesto di Rossi, che conquista la gara indirizzando il mondiale verso Tavuglia da quel momento. Meno di un anno dopo Rossi si ripete, siamo in Spagna a Barcellona. La gara è vissuta sull'intenso duello tra le due Yamaha di Valentino e di Lorenzo. Rossi è in seconda posizione, il mallorchino ha un buon margine quando affronta l'ultimo giro. Ma manca una curva, lo spazio per infilarsi è millimetrico, la staccata non è violenta. Bisogna far lavorare solo l'istinto, cosa che a Rossi è sempre riuscita piuttosto bene. A distanza di 12 anni c'è chi ancora cerca una spiegazione in quel sorpasso unico, ma forse la spiegazione è proprio perché ad averlo fatto è un pilota che si chiama Valentino Rossi. E questa clip non sarebbe conclusa se non vi parlassimo dell'oramai consueta posizione bonus, che nel caso del dottore è l'essere Valentino Rossi. Quali altri sportivi hanno rivoluzionato ed impresso per sempre il proprio marchio nella cultura di massa come lui? Pensi a Michael Jordan e ti viene in mente il numero 23, per Rossi è il 46, per Maradona il 10, miti immortali e senza tempo. Ma Rossi è molto di più, con quella sua parlata dalla cadenza marchigiano-romagnola, quel giallo acceso sempre pronto ad infiammare gli spalti del motomondiale, un 46 celebrato anche in ambiti extra MotoGP come nel celeberrimo videogame GTA San Andreas. Quando raggiungi certi ambiti è perché veramente hai dettato nuovi standard, standard che adesso sta agli altri superare. Allora, piaciuta questa classifica? Quali sono stati i vostri momenti iconici della carriera di Valentino Rossi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti! Cosa potrebbe fare un appassionato di motorsport con 2 euro oggi? Motorsport Prime. E sei in pole position.